Parliamo con Lambrughi della netta sconfitta con il Mantova del Pergo. Allora, per un'ora insomma il Pergo ha retto il confronto e è stato in partita, poi l'1-2 di Muroni insomma vi ha stroncato. Sì, sapevamo che era una partita difficilissima contro la prima della classe e sapevamo che era questo tipo di partita. La differenza è stata che loro sono stati bravi e cinici nei tiri, nelle conclusioni. Noi, secondo me, in alcuni momenti cruciali della partita potevamo realizzare il gol, però non ci siamo riusciti. Comunque pensiamo alla prossima, testa alta, andiamo avanti. Cosa si poteva fare meglio? È accennato, insomma, sono capitate anche al Pergo 2 o 3 occasioni, tiri decisamente troppo alti. Forse la differenza sta anche un po' lì: loro hanno fatto traversa gol, palo gol, e invece il Pergo l'ha tirato molto alto sopra la traversa. Sì, esatto, secondo me loro hanno fatto 3 legni gol e noi in alcuni momenti sull'1-0, anche sul 2-0, secondo me se facevamo un palo gol noi la partita si rimetteva in sesto. Però, come dire, la differenza è questa: loro sono primi in classifica non a caso, e quindi facciamo i complimenti ai vincitori e rimbocchiamoci le maniche noi. Terza sconfitta consecutiva dopo le 2 belle vittorie, insomma questo vi sta un po' smorzando il morale e magari anche i continui infortuni, sempre dover rincorrere. Beh, sicuramente i risultati sono quelli che ti danno morale nel corso del campionato, però io penso che non dobbiamo abbatterci, perché anche a Legnago secondo me la prestazione c'è stata. Abbiamo fatto un passo falso che non dovevamo fare con l'Alessandria, però oggi il risultato può starci, anche se non così netto, però sapevamo che contro la prima in classifica sarebbe stato molto difficile fare risultato. Penso che, come abbiamo detto negli spogliatoi, da qua alla fine dobbiamo rimanere uniti, perché ci sono 7 partite, non sono tante, ma prenderle una alla volta per trovare i punti per la nostra salvezza. Cominciare da Caravaggio, da Bergamo, insomma con l'Atalanta, anche lì sarà complicata. Sicuramente sarà una partita difficile, ma noi dobbiamo andare su tutti i campi a cercare di portare a casa dei punti fondamentali per il nostro percorso.